Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di Gutter Balls. Film horror, direi trash, di Ryan Nicholson, versione integrale, X-rated, nude e gore. Sì, in effetti un po' di zine si vedono. Insomma, ragazzi, Gutter Balls mi ha veramente sorpreso. Credevo di essere di fronte all'ennesimo film trash horror. In realtà è qualcosina di più. Una sfida di bullying tra due gruppi di ragazzi che non si stanno troppo simpatici. In questo bullying abbastanza desolato, un gruppo riesce a catturare una ragazza facente parte dell'altro gruppo e la violenta brutalmente, con scene, devo dire, abbastanza disturbanti. Insomma, una scena di stupro abbastanza disturbante. Sì, in un contesto, diciamo, horror comico, ma veramente forte e veramente malata. Dopo questo stupro inizieranno ad esserci degli omicidi all'interno del bullying. Avremo un villain veramente originale, molto figo, che è questo personaggio. E questo villain che vedete qua nella copertina meravigliosa di Giorgio Credaro è praticamente un villain che ha una camicia da bullying, una borsa da bullying usata come maschera, poi usa questi birilli qua, ovviamente se ne è messo uno lì come simbolo fallico, e usa questi birilli per uccidere, usa tante cose per uccidere la gente, ma soprattutto usa questi birilli. E devo dire che è un personaggio molto caratterizzato, fatto bene. Gli effetti speciali, le uccisioni sono veramente veramente ottime, sono ben realizzate, disgustose al punto giusto. Forse il film può risultare un po' trash per, diciamo, il budget limitato, i mezzi non troppo professionali, ma riusciamo a trovare anche inquadrature molto interessanti e trovate registiche intelligenti. Il film scorre abbastanza. Mi ha colpito molto il modo di recitare e il tipo di battute che si trovano nel film. Mi ha ricordato molto quella serie di film della Troma alla Toxic Avenger. Personaggi molto caratterizzati, esagerati, molto caricaturati. Ci saranno scene di sesso con violenza, ci saranno scene di nudo, insomma ce n'è per tutti i gusti, come dice la copertina. Il film riesce anche a regalare una specie di colpo di scena finale un po' alla Scooby-Doo, in cui tutti si smascherano e si capisce un po' che cosa è successo. Gli effetti speciali sono molto belli, infatti Ryan Nichols è un make-up artist ed effettista, quindi diciamo che era il suo pane, e infatti sono le cose fatte meglio. Si è diretto da solo, scritto e diretto da solo questo film. Devo dire, abbastanza divertente. Chi ama le uccisioni originali, le uccisioni che hanno un po' di tragicomico dietro, troverà molto interessante e divertente questo film. Questo è tutto, direi, per purtroppo in questa edizione della Spasmo non troviamo particolari contenuti extra, se non galleria fotografica, un dietro le quinte e il trailer. E poi c'è l'introduzione di Alex Visani, che vi consiglio sempre 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 di non skippare, perché questi film vanno capiti per poterli apprezzare al 100%. Bisogna entrare in una certa modalità di visione, altrimenti ci sembrano solo dei film che hanno tantissimi difetti e basta. In realtà sono film che hanno idee veramente originali, trovate, funzionali. Sono dei piccoli cult, dei piccoli capolavori girati veramente in situazioni di budget veramente ridotto. Questo è tutto per la recensione del film Gutter Balls, edito dalla Home Movies per la collana Spasmo Video. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Se il video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, e soprattutto abilitate il vostro smartphone alle notifiche di YouTube, altrimenti le notifiche non vi arrivano sul telefono. Lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.